Buon pomeriggio e ben ritrovati da Antenna Sud. La fascia quotidiana dedicata a Restiamo Uniti e dunque all'emergenza sanitaria da Covid-19. Quest'oggi il tema sarà il Covid che è tornato in diverse scuole della Puglia, soprattutto in provincia di Brindisi e Lecce, in maniera prepotente tanto da portare alcuni sindaci a chiudere diversi plessi scolastici, ma non solo. Andremo poi nella seconda parte a parlare di una situazione che tanto fa discutere in queste ore, che è strettamente collegata anche all'emergenza sanitaria, vale a dire i precari OSS, a cui non è stato rinnovato il contratto scaduto il 31 gennaio scorso, della ASL di Brindisi e BAT. Ma andiamo con ordine, andiamo subito a salutare l'ospite in studio, tornato da noi il sindaco di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio a voi. Ci siamo sentiti, ascoltati, visti qualche giorno fa proprio con il sindaco Saccomanno che era venuto nei nostri studi per lanciare un vero e proprio appello alla sua cittadina, un appello di responsabilità. E beh sì, perché effettivamente possiamo dire che la situazione diventa preoccupante a Torre Santa Susanna per quanto riguarda i positivi al Covid, seppur sotto controllo, perché pensate, il sindaco Saccomanno è sceso in campo direttamente assieme al corpo della polizia locale che comporta da poche unità proprio per incitare i suoi alla massima responsabilità, sindaco. Certo, bisogna dare l'esempio. Le istituzioni sono una parte della comunità, sono una parte che ha la responsabilità di essere dirigente in determinato momento storico. Oggi il momento storico è un momento di grande sofferenza, di grande tensione, dove cambiano i costumi, dove cambiano i pensieri, dove le preoccupazioni divengono diverse e la salute diviene l'elemento primario ben visibile. Talvolta nella vita è sembrato poterci dimenticare di tutto questo. Ma invece non ci dimentichiamo adesso che sappiamo che è diventato veramente pericoloso ammalarsi di Covid. Stiamo vedendo anche i giovani che vanno in rianimazione, che vanno in terapia intensiva. Questo ci dà una preoccupazione particolare. Anche a Torre abbiamo dei giovani, delle persone giovani in terapia intensiva. Questo cosa significa? Che dobbiamo stare più attenti. Nessuno è indenne perché è uno dei mali di natura che ci è arrivato addosso e che naturalmente non risparmia nessuno. Dare l'esempio per far sì che le regole siano rispettate. I suggerimenti poi sono molto, molto semplici. Le Certo. mascherine, l'igiene personale, potersi disinfettare le mani il più frequentemente possibile, il distanziamento sociale, evitando assembramenti ed altro. Questo per consentirci uno spazio minimo di vita, poter andare al mercato, poter andare a comprare la frutta, poter fare la passeggiata al parco. Ecco, a Torre queste cose non le posso far fare più, perché Certo. naturalmente si è abusato. Allora, noi Io, immaginiamo. scusami, sindaco, chiedo alla regia di riuscire a mandare in onda proprio le immagini del sindaco che con i vigili urbani, con la polizia locale, ieri è proprio sceso in campo. Eccoti qua, ti vediamo, sindaco. Effettivamente si parla di un focolaio che è nato, sarebbe nato in un circolo privato. La Sì, cosa strana è proprio che la disattenzione, chiamiamola così, in questo caso, ma non solo a Torre Santa Susanna, spesso viene dalla gente di una certa età che, come dicevi giustamente tu, quasi sfida il virus, sfida la malattia. molti credono a me non può toccare, a Eh me sì. non arriva. Non è così, la malattia non ha mai rispettato nessun ceto, nessun censo. Quindi bisogna premunirsi. Noi siamo arrivati a 92-94 casi, diciamo, con gli ultimi che si sono aggiunti e sono veramente tanti. Certo, in Anche rapporto alla se popolazione, in rapporto ovviamente. alla popolazione ed anche per il fatto che vi sono un paio di focolai nati proprio da gravi disattenzioni sociali o pranzi tra molti. Oppure questi circoli, alcuni sono dovuto intervenire personalmente per chiuderli. La cosa che talvolta mi offende come cittadino, non come sindaco, è che essendo passato per dire la sera prima per chiudere, anche sanzionando, il giorno dopo sono ritornati. In questo caso persone mature. Non è possibile, voglio dire,
che si abbia la responsabilità di una certa età e della famiglia e che si insista in atteggiamenti di questo tipo. Adesso vado un attimo a provocarti, perché ovviamente la tua esperienza politica è nota a tutti, sei stato senatore della Repubblica, hai fatto parte anche della Commissione Sanità. Se fossi stato ora in quel ruolo, avresti fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato fatto fino a questo momento? Beh, molte cose. La verità, molte cose. Chiacchierando prima, non dico quindi una bugia, anche parlavamo delle molte voci che si sentono. Uno Stato non può parlare con molte voci della scienza. Deve avere la capacità di creare o una consensus conference o qualcosa che realmente possa fare da portavoce e mediare con i cittadini. Perché lo sbandamento nasce anche da questo. Quando ci sembra un Dio chi viene e distrugge tutto ciò che qualche altro ha predicato, ecco, quella è la prima sciocchezza tremenda. Ecco, lo Stato ha il dovere di filtrare questo. Non perché deve nascondere la notizia, ma perché deve organizzare la notizia in modo tale che, soprattutto quando si tratta di salute, se c'è un impegno corale dello Stato, deve poter giungere in modo adeguato. Un bel po' di queste cose, io per esempio sulle vaccinazioni, le ho vissute intorno al 1995-96 con il professor Barbuti, professore di igiene dell'Università di Bari, con il quale creammo il primo osservatorio epidemiologico italiano, non ce n'erano. Il primo osservatorio epidemiologico italiano nasce da un incontro tra il professor Barbuti e me, allora assessore regionale alla sanità. Noi imponemmo addirittura altre vaccinazioni, certo, in un momento nel quale già scemavano quelle antiche del vaiolo, della poliomielite. Però io vorrei ricordare che quando quelle malattie ci sono state, noi solo con la capacità vaccinale di quel momento abbiamo salvato. Noi a Brindisi siamo stati tra i più grandi ospedali italiani nell'operare per esempio i poliomielitici. Li raccoglievamo dallo Sri Lanka all'Africa, ne operavamo migliaia. E il racconto di un poliomielitico che diviene poliomielitico, che sente un dolore alla spalla, piccolino di notte e la mattina non si alza più per camminare, deve farci paura ancora oggi. Noi abbiamo la possibilità di debellare queste malattie con attenzione, utilizzando le terapie adeguate, e il vaccino è una delle grandi fortune di questo tempo. Ma il Covid sarà mai solo un ricordo, secondo te? Sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Occorre del tempo, anche i costumi cambiati. Veda, poi le grandi esperienze nella storia sono sempre servite a creare costumi diversi. Potrei cominciare da lontanissimo, ma le grandi evoluzioni storiche avvengono perché dei fatti gravi colpiscono e da quella mattina in poi l'atteggiamento è diverso. Difficilmente noi staremo gomito a gomito, difficilmente ci getteremo in una mischia, troveremo un altro modo per ballare, per danzare, ma certamente per un bel po' di tempo avremo queste preoccupazioni e poi ci sarà uno stile diverso nato su questa esperienza. Allora, in questi giorni si accende sempre di più il dibattito anche sulla questione delle scuole. Come è noto, ieri si è tornati in classe anche per gli istituti superiori, nel 50% della popolazione studentesca. In alcuni istituti veramente è stata più bassa la percentuale, ma il dibattito resta, presenza o DAD, o DID che si voglia dire. Che cosa è meglio per uno studente? Ovvio, è facile immaginare che la presenza è tutt'altra cosa che essere dietro ad uno schermo. Purtroppo però ci ritroviamo a segnalare situazioni particolari. L'assessore alla sanità della Regione Puglia, Lopalco, effettivamente molto spesso ha puntato il dito contro le scuole, un po' per il trasporto pubblico non adeguato, un po' per quello che ovviamente accade all'interno di un istituto scolastico. La posizione proprio da medico su questo argomento, anche alla luce di quello che accade, che è accaduto nelle ultime settimane in provincia di Brindisi. C'è stata Cisternino, che è stata uno dei paesi meno colpiti dal Covid, che si è ritrovato. Ho parlato col sindaco, che mi ha fatto cortesia chiamandomi per ragionare della questione. È difficile ritrovarsi in una situazione del genere a dover chiudere dei plessi scolastici, bambini della scuola dell'infanzia, così come Acceglie. Quindi che cos'è meglio fare in questi casi? Ma veda, c'è una grande sofferenza a non mandare nei luoghi adeguati dell'istruzione i ragazzi. È chiaro che il luogo dell'istruzione è veramente uno dei luoghi privilegiati, insieme alla famiglia è il punto primario, la scuola di formazione del giovane, del ragazzo, del bambino.
Noi ricorderemo sempre i nostri insegnanti dell'infanzia, delle scuole elementari, perché in quel mondo ci siamo provati. Li ricorderemo più che quelli delle scuole medie. Poi con le medie superiori cominciamo, ma la scuola elementare è fondamentale. Ecco, io in quelle scuole avrei fatto in modo che si andasse, perché soprattutto alle primarie e anche alle medie inferiori si va trasferendosi dalla famiglia sul luogo medesimo. Certo. Ed anzi si tolgono tanti ragazzi dalla strada. Poi se proprio avessimo voluto creare dei presupposti di maggiore tranquillità, i test antigenici si sono gettati, l'avremmo fatti 3 giorni prima e poi li avremmo mandati in sicurezza. Io non credo che i focolai siano partiti dalla scuola, noi i focolai li abbiamo portati alla scuola. Assolutamente. Quindi sì. Molta io credo, attenzione tra l'altro, in questo. Ci sono stati quasi tutti i paesi, le città della provincia di Brindisi, ma non solo, in tutta la regione, che hanno effettuato gli screening. Quella è stata una grande opportunità, avremmo dovuto utilizzarla meglio tutti e partire anche prima per questo, per avere questa certezza. Ho altissima possibilità di portare i ragazzi, perché diventava anche per le famiglie uno stimolo attenzionale importante. Quindi queste sono le cose che avremmo dovuto fare. Poi lo Stato si sarebbe dovuto spendere sui trasporti, è inutile le chiacchiere. Certo. Noi le infezioni le abbiamo avute dai trasporti. La promiscuità, il 50%, il 70%, quando con i numeri, io ho ordinato i controlli alla polizia locale, se ricordate, quando passavano i pullman dal mio paese. Certo. Allora se tu tieni su 80 posti, ne tieni 60 perché arrivavi fino ai 2/3 a poterli tenere, non tenevi quelli in piedi ma quelli seduti stavano tutti a fianco. E già tenere un giovane trattenuto dal parlare col proprio amico o con la propria amica è un fatto complesso. Ma se noi addirittura invece non alterniamo il sistema creando possibilità di trasporto diverso, aver fatto gli orari differenziati, scusatemi, a mio avviso è stata un'altra stupidaggine nel momento in cui non abbiamo tenuto i mezzi che in modo differenziato portassero i ragazzi. Certo. Questo è il problema. Andavano lì, da Torre arrivavano a Francavilla o a Brindisi o a Manduria e rimanevano a girovagare per le strade. Adesso abbiamo bloccato i paesi, allora l'abbiamo diffuso. Certo. Quindi, vediamo un attimino che come sta andando, come è andata a Ceglie Messapica, dove il sindaco Angelo Palmisano si è ritrovato anche qui a chiudere alcuni plessi scolastici di infanzia, di una scuola media, in particolare la Vinci, che è stata colpita da diverse positività, lo stesso conservatorio Tito Schipa. Andiamo da Davide Cucinelli, buon pomeriggio Davide. Sì, buon pomeriggio Cristina, dicevi bene, c'è stata un'allerta massima proprio relativa al mondo della scuola nei giorni precedenti qui a Ceglie Messapica. Chiediamo proprio al sindaco al momento qual è la situazione. Sì, al momento diciamo le misure hanno limitato insomma, i contagi e hanno circoscritto la situazione. Siamo in crescita perché comunque necessariamente adesso anche altre positività verranno attivate negli stessi nuclei familiari, però la cosa confortante è che comunque stanno tutti bene. Quando siete arrivati, insomma, io stavo chiamando tutti personalmente per accertarmi della situazione che vivono, se hanno particolari esigenze. Stiamo cercando di supportarli tutti per le varie esigenze legate all'isolamento, quindi chi ha difficoltà a fare la spesa, chi per i medicinali, le bombole dell'ossigeno, i vari strumenti che servono per monitorare anche la situazione. E c'è una situazione insomma che è sotto controllo e adesso ci attendiamo che fisiologicamente insomma questi contagi possano ancora aumentare di qualche decina di unità, e insomma sperando che nel giro di qualche settimana si riesca a far rientrare tutto. Da amministratore locale, qual è la gestione di una realtà comunque non grande, no? Come quella di Ceglie Messapica, dove magari è sicuramente più facile il tracciamento, no? il controllo, però forse è più facile anche il contatto e quindi in questo caso la diffusione? Beh, diciamo, non è mai semplice, non ci sono soluzioni che vanno bene per tutti e non ci sono sicuramente soluzioni semplici da adottare per poter contenere
il contagio, perché altrimenti, come dico sempre, insomma, non ci troveremmo in questa situazione mondiale, di pandemia mondiale. Quindi si cerca di mettere ognuno per le proprie competenze, insomma, in campo tutte le risorse necessarie e possibili. Io sono quotidianamente impegnato per gran parte della giornata al contatto con il Dipartimento. Approfitto per ringraziarli perché sono in questo momento particolare molto presenti sul territorio e rispondono immediatamente a quelle che sono le esigenze un po' di tutte le famiglie, con le istituzioni scolastiche, ma anche con la prefettura stessa. Insomma, siamo in continuo contatto per cercare di essere celeri nell'adottare i provvedimenti che servono appunto a mantenere il contagio. Certo, il contact tracing non è mai facile attivarlo, noi ci siamo impegnati come amministrazione in prima persona per cercare di monitorare la situazione nelle scuole, però ovviamente quando poi sfugge al controllo normale può accadere che insomma ci siano questi focolai, e vanno solamente governati nel migliore dei modi e cercando di attenuare quanto più possibile la diffusione. I controlli ci sono sul territorio, nel momento in cui rileviamo delle inadempienze o gente che non si attiene a quello che sono le leggi e i protocolli, insomma, disponiamo anche le denunce penali, e quello che i vigili urbani, ma tutte le forze dell'ordine che stanno collaborando con noi, stanno mettendo in campo. Ecco, ovviamente nel dibattito generale entra quello proprio del mondo della scuola, riaperture, non riaperture, modalità. Per l'impressione, la gestione che avete avuto voi, abbiamo parlato di singole realtà, quindi comunque ovviamente il sistema scolastico è decisamente più ampio rispetto a questi focolai che ci sono stati. Secondo voi la scuola può aver contribuito nella diffusione, può essere stato un problema, o ovviamente il problema va cercato altrove? No, io solitamente non punto il dito contro nessuno, perché non mi sembra giusto e rispettoso colpevolizzare nessuno nella gestione appunto di un'emergenza così complicata e complessa, che non vede diciamo nessuno o nessun comportamento esente poi dal contagio. Quindi, come si dice, a rischio zero non c'è mai da nessuna parte. Assolutamente, però se devo fare un'analisi di quello che sono stati questi mesi, diciamo che le scuole risultavano essere insomma il luogo più sicuro, rispettando i protocolli, rispettando quello che sono le disposizioni, insomma sono tra i luoghi più sicuri. Però ovviamente poi l'imponderabile è sempre dietro l'angolo, probabilmente sarà sfuggito qualcosa, insomma si sono innescati, non c'è ovviamente certezza per sapere da dove sia partito, ma è ovvio che poi all'interno della scuola si sia diffuso, è oggettivo. Però diciamo non mi piace colpevolizzare nessuno né andare a inseguire fantomatici untori. Diciamo, le certezze in questi casi sono davvero poche sempre. La situazione è difficile e complicata. Gestire sia all'interno dei nuclei familiari, ma anche all'interno delle scuole stesse, questi ragazzi giovani, insomma anche gli insegnanti stessi, non è una cosa semplice. Bisogna considerare che siamo rinchiusi e vincolati insomma dalle misure da ormai 4 mesi nella seconda ondata, e devo dire che insomma non è facile per nessuno. Poi è ovvio che ci possono essere dei comportamenti che sfuggono e che quindi possono innescare questo tipo di meccanismi, però fin quando c'è una situazione sotto controllo in termini sanitari, che non ci sono complicazioni di sorta, è ovvio che ci rincuora, e noi continueremo a essere vigili, attenti. Ho appena finito anche una riunione con il comandante dei vigili urbani per analizzare anche le attività svolte in questi giorni dal comando, e quindi devo dire che insomma i controlli ci sono e continuano a esserci, e saremo, per quanto ci riguarda, intransigenti rispetto a chi non rispetta le regole. Quale messaggio vuole dare ai suoi concittadini? Ovviamente la paura è normale che ci sia, ma dall'altro serve un senso di collaborazione e responsabilità, perché serve affrontare nell'insieme ogni passaggio. L'istituzione da sola può fare ben poco.
Certo, noi cerchiamo di consigliare per quanto è possibile. Io quotidianamente diramo comunque un comunicato sui dati per aggiornare insomma, la città su quello che è la situazione e come si evolve. In quell'occasione io cerco sempre di consigliare degli atteggiamenti prudenti anche quando si è in presenza di, anche solo del sospetto di essere stati a contatto con qualcuno che insomma positivo o comunque si ha il sospetto di avere una condizione fisica precaria. Certo è che se ci atteniamo a questi che sono queste poche regole di rispetto, quindi di indossare la mascherina, igienizzarsi quanto più possibile e rispettare soprattutto la quarantena quando, e l'isolamento quando si è sottoposti a un dispositivo insomma, da parte del Dipartimento o come consiglio sempre anche quando si ha solo il sospetto. Meglio perdere qualche ora per accertarsi di essere come dire, negativi che non insomma, rischiare poi di innescare questi meccanismi che portano a dei contagi che diventano incontrollati. Davide. Cristina, non so se ci sono domande sì, da studio. Intanto saluto il sindaco Palmisano, al quale voglio chiedere, siccome ho qui in studio un collega ovviamente di Palmisano, un altro sindaco, Saccomano. Buonasera, allora, intanto abbiamo visto Saccomano che è stato costretto, tra virgolette, a scendere tra le strade per... Buonasera sindaco, buonasera. Buonasera, ciao. Ovviamente per cercare di chiamare alla responsabilità maggiore i suoi concittadini. Come va a Celje? I cittadini celiesi collaborano appunto, sono attenti? Qual è la situazione sindaco? Beh, devo dire che fino ad oggi insomma, la città ha sempre risposto con rigore e con osservanza di quello che erano le disposizioni e le norme di comportamento. È ovvio che in presenza di questo focolaio insomma, che era non preventivabile, non riusciamo ancora a commisurare qual è l'entità reale, è ovvio che l'invito è quello ad avere ancora più rigore nel rispetto, ma devo dire che i miei concittadini sono stati abbastanza attenti nell'osservare, devo dire che sono ormai pochissime persone che non indossano la mascherina quando sono in giro, anche questa storia, insomma, il luogo comune che i ragazzi sono quelli che rispettano meno le regole, devo dire che a Celje, al di là di fisiologici casi di qualcuno che ancora cerca di fare lo spiritoso, però la stragrande maggioranza dei ragazzi hanno capito e ben intendono quali sono i rischi. È ovvio che anche questo focolaio ha alzato ancora di più l'attenzione da parte delle famiglie, da parte dei genitori, ma anche da parte dei ragazzi stessi. In questi mesi contagi tra i ragazzi sono stati i più bassi, credo, della provincia, quindi devo dire che la situazione fino ad oggi ci faceva stare tranquilli, eravamo quasi in dirittura verso lo zero contagi, però diciamo, non c'è da fare dei drammi, c'è solo da stare vicino alle famiglie e ai propri ragazzi per quello che stanno vivendo, perché vi posso assicurare che sentirli ogni giorno per loro è una parola di conforto. Per noi ci dà il senso di quanto sia importante che le istituzioni in questo momento e in questi momenti particolari gli siano vicino, senza fare polemiche, senza dividersi, ma cercando di essere tutti uniti verso un unico obiettivo che è quello della salute dei nostri concittadini, dei nostri ragazzi, affinché il prima possibile possano uscire fuori da questo dramma. Ecco, Cristina. Sì, chiedevo al sindaco, era proprio una battuta quasi, parlavamo della questione che magari i ragazzi spesso sono accusati di non usare le mascherine. A Torre Santa Susanna è il contrario, effettivamente abbiamo capito che soprattutto la gente di una certa età sfida la malattia. A Celje invece diciamo, le persone di una certa età indossano la mascherina correttamente, sindaco?
Sì, devo dire sì. La questione è che ogni tanto c'è qualcuno che ancora è convinto che se sta bene non corre nessun rischio. Quindi la questione, diciamo, principale di questa pandemia, che è legata appunto agli asintomatici, ancora qualcuno non l'ha ben intesa. Quindi l'invito è più che altro verso queste persone che consapevolmente e consciamente considerano il loro stato di salute apparente come una sorta di scudo verso il virus. Non è assolutamente così, anzi bisogna veramente essere attenti ai comportamenti anche in famiglia, cercando di limitare quanto più possibile, insomma, i contatti in situazioni a rischio. Ecco, Sindaco, quali sono adesso i prossimi passi? Sappiamo che questa è purtroppo una malattia che richiede anche delle tempistiche un po' lunghe, quindi serve anche tanta pazienza da questo punto di vista. Sì, adesso abbiamo arginato, insomma, quello che era la situazione nelle scuole, le abbiamo chiuse quelle che erano interessate dal contagio, abbiamo monitorato e screenato anche le altre scuole laddove c'erano dei casi sospetti o dei casi di positività, e la dimostrazione appunto che al di là del focolaio, negli altri plessi scolastici dove c'è stato il caso di positività, poi non si è diffuso nel resto della classe o della scuola. Quindi diciamo siamo moderatamente fiduciosi che la situazione nel giro di qualche settimana possa rientrare totalmente, atteso che nelle altre classi, nelle altre plessi, nell'altro istituto scolastico, insomma nell'altro comprensivo, non siano ancora innescati focolai, e si spera che non lo siano, anche se là le misure le abbiamo adottate. E man mano, insomma, adotteremo sempre più stringenti laddove ce ne fosse bisogno. Però in una comunità di 20.000 abitanti, diciamo, noi prevediamo un contagio che si aggiri intorno ai 150-180 totali di questo focolaio. Rientriamo tranquillamente in quello, anzi siamo al di sotto della media di quello che oggi succede nella regione Puglia. Cristina, se non ci sono ovviamente altre domande, ti restituisco la linea. Sindaco Palmisano, è relativa all'istituto musicale, anche lì c'era stata sanificazione e poi le attività sono riprese, Sindaco? Sì, sì, nell'istituto musicale sono riprese perché c'erano stati, insomma, solo 2 o 3 alunni che poi tra l'altro sono risultati anche negativi, che avevano frequentato le aule, considerando che lì all'istituto musicale le lezioni non sono in classi ma sono lezioni individuali. Quindi stamattina mi sono sentito con il direttore, che ha ripreso le attività. La scuola materna di San Pio rientrerà completamente lunedì, e man mano, insomma, che le questioni si risolveranno, riapriremo un po' tutte le altre classi. Allora, a te la linea, Cristina. In bocca al lupo alla comunità acelliese, grazie alla Sindaco Palmisano. Facevamo un po' la proporzione con i numeri, Sindaco Saccomanno, tra Celium e Sapica e Torre Santa Susanna, facile immaginare per una questione di popolazione. Quanti abitanti ha, per la precisione, Torre adesso? 10.600. Quindi più o meno la metà di Celium e Sapica, quei numeri sarebbero catastrofici per Torre Santa Susanna. I numeri sarebbero catastrofici. Io ritengo già impegnativo la metà, che è corrispondente, come diceva prima Palmisano, alla nascita di alcuni focolai. Se noi riusciamo a contenerli in questi numeri e partire da questi numeri verso una discesa ragionata nei 10-15 giorni successivi, è un'opera corretta, secondo me, che si è instaurata. Ma secondo te il contagio, soprattutto nella prima fase della pandemia, ma anche in quest'ultima fase, relativa alla parte nord della Puglia, cioè la parte di Foggia, Labatt e Bari, ovviamente per ragioni anche di popolazione, è relativa solamente ai numeri, alla densità di popolazione o ad altro? No, sono proprio gli atteggiamenti che l'hanno determinata, non è questione di numeri di grandi città. O grandi città o meno, se adotti i comportamenti corretti, i numeri devono avere delle proporzionalità.
perché quello è l'incidenza, il modo di andare della malattia. Non abbiamo mica una situazione genetica favorente determinate percorsi di questa malattia, non l'abbiamo, quindi significa che gli atteggiamenti sono stati scorretti. Allora andiamo in pubblicità per qualche istante, tra poco torneremo per chiudere questa prima parte della nostra Restiamo Uniti e dopo parleremo di precariato, ma precariato di una diciamo di un gruppo di lavoratori importanti in questo periodo, gli OSS. Quindi linea alla regia per la pubblicità, tra poco. Usare carte e app di pagamento conviene sempre di più. Con il cashback, se fai in un semestre almeno 50 acquisti con carte app, ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro, quindi fino a 300 euro all'anno. Usale nei negozi, bar e ristoranti, ma anche con artigiani e professionisti. I primi 100.000 a fare più transazioni otterranno anche il super cashback di 1.500 euro ogni 6 mesi. Quindi con cashback e super cashback puoi guadagnare fino a 3.300 euro all'anno. E con la lotteria degli scontrini puoi vincere fino a 5 milioni di euro. Informati su cashlessitalia.it. Usa carte e app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese. Ben ritrovati in diretta su Antenna Sud per Restiamo Uniti. La prima parte l'abbiamo dedicata proprio alla provincia di Brindisi, in particolare con l'ospite in studio che è il sindaco di Torre Santa Susanna Michele Saccomanno, ma anche al sindaco di Celi Messapica Angelo Palmisano. Con quest'ultimo abbiamo puntato l'attenzione su quella che era la situazione soprattutto nelle scuole della cittadina messapica, con il sindaco Saccomanno su quelli che sono i numeri che stanno preoccupando proprio la sua cittadina, ma ovviamente essendo medico riusciamo a infilarlo dappertutto con le sue preziose naturalmente opinioni. E allora andiamo adesso, ci spostiamo a Lecce, dove con Giuseppe Andriani abbiamo una dirigente scolastica che è la professoressa Loredana Di Cuonzo, al quale adesso Giuseppe Andriani effettuerà un'intervista proprio su quello che è il nostro argomento, cioè presenza o DAD, qual è la situazione appunto della pandemia nelle scuole, cosa pensa la dirigente, cos'è meglio per gli studenti. Facile immaginare la presenza, ma spesso si è costretti a tenerli dietro uno schermo. Giuseppe Andriani. Sì, sì, adesso va bene, vai Giuseppe. Lo sentiamo. Male. La sento io, lo sento. Sei in onda, Cristina. Allora. Ecco, noi riusciamo ad avere il preview, le vedevamo, sentivamo bene regia, in realtà sentivamo sia il collega che la professoressa, quindi riproviamo a contattare e ovviamente a rifare questo collegamento, al limite a registrarlo per mandarlo in onda. È ovviamente la dirigente di uno dei licei più importanti di Lecce. Vediamo, sentiamo un attimo. E con la lotteria degli scontri. Allora, noi abbiamo ascoltato in realtà l'intervista alla dirigente. Giuseppe, se riuscissi ovviamente anche a registrare la sua dichiarazione, noi riusciremmo anche a commentarla, perché noi abbiamo in realtà ascoltato, ma i nostri telespettatori no, la posizione della dirigente. Una posizione che mi sembra di aver capito, ovviamente, parlava di essere favorevole ovviamente alla presenza, sempre per quel motivo perché dicevamo,
Sindaco, cioè spesso il focolaio nasce non nelle scuole ma nelle famiglie, quindi bisognerà cominciare a utilizzare anche le mascherine per esempio in casa, quando c'è il ritorno di un parente che manca magari tutta la settimana per lavoro, poi ha dei contatti esterni, e perché no, anche una mascherina chirurgica può aiutarci ad andare meglio, ad andare avanti. Ma pensiamo anche ai genitori, che spesso andiamo in giro, nonni, certo, genitori, e poi torniamo a casa e noi riteniamo che in casa diventiamo completamente liberi e non utilizziamo per esempio tutte quelle attenzioni che dovremmo utilizzare. Anche lì in casa, rientrando, bisogna igienizzarsi le mani. Quanti lo fanno? Quanti hanno messo prima del salottino l'igienizzante? Che è importante. Insegniamo al bambino a rientrare a casa e a, certo, fare le mani con l'igienizzante, ma ai genitori ancora prima facciamolo. Le mascherine, la utilizzazione di tutto il resto, come deve essere preso, come deve essere toccato, come bisogna muoversi, sono queste le cose. Un altro dei fenomeni che stiamo notando è che per esempio tutte le strutture di raccolta dei rifiuti si sono organizzati per raccogliere i rifiuti Covid in un determinato modo. Beh, solo un terzo delle persone in quarantena o in isolamento utilizza questo sistema. Gli altri come finiscono? Dove finiscono? Certo. E sono quel mondo sotterraneo che può portare fuori dalla scuola, fuori dalle parrocchie, questo tipo di infezione e poi crearci problemi. Parlavamo prima della scuola come uno dei luoghi più sicuri, dicevamo prima sì, anche fuori onda, anche le chiese in realtà. Assolutamente anche le chiese. Nelle chiese si entra con la misura d'azione della temperatura, ingressi ed usciti sono alternate, oltretutto anche nei banchi vi è una capienza rispettata, perché il, certo, parroco si preoccupa di non incorrere in chiusure che potrebbero diventare necessarie ove non si rispettassero queste norme. E la scuola c'è un ottimo controllo, diciamo, tanto i docenti che gli altri, ma ripeto, dobbiamo stare attenti a non trasferire ai nostri bambini. Tra l'altro ce ne accorgeremo tardi, perché fino ai 16 anni queste sono malattie assolutamente inesprimibili nei, certo, giovani e nei bambini. Certo. Io tengo un bambino di 9 mesi in quarantena, per fortuna abbiamo fatto il tampone che è negativo, però il dubbio ci è venuto. Assolutamente sì. Allora, vediamo se torniamo a collegarci con Lecce, regia, se abbiamo Giuseppe Andriani per ascoltare la professoressa Di Cuonzo, dirigente scolastico del liceo classico e musicale Palmieri di Lecce. Giuseppe, ci sei? Sì, sì, Cristina, ci sono, dovresti sentirmi anche un po' meglio. Io rivolgo la stessa domanda che avevamo rivolto precedentemente alla dottoressa, perché probabilmente non avete sentito per intero la risposta. Prego, dottoressa. Sì, dicevamo a proposito della presenza dei ragazzi a scuola, del 50% che ha, tra virgolette, diritto ad essere presente in questa settimana, più o meno il 25% ha deciso di essere qui a scuola e fare lezione, sia pur con tutte le precauzioni del caso, quindi con il distanziamento, le mascherine e tutto il resto. È un dato che accomuna un po' tutte le scuole superiori, perché in una chat che abbiamo, professionale ovviamente, dove abbiamo la possibilità anche di confrontarci, più o meno il dato è simile in tutta la provincia di Lecce. Dato che si spiega come? E il dato si spiega, secondo me, semplicemente con un atteggiamento prudente da parte dei genitori, che potendo scegliere hanno ritenuto di non mettere a rischio i ragazzi, soprattutto quelli che vengono da fuori città. E questo è il problema fondamentale, perché a scuola le distanze sono rispettati i protocolli, e sono rispettate tutte le misure di prevenzione. Il problema è il trasporto, nel momento in cui abbiamo un affollamento dei mezzi che non consente quel minimo di tranquillità. È anche vero che qui abbiamo un po' il fenomeno delle partenze intelligenti, vale a dire tutti cerchiamo di partire in un momento in cui non è affollata la strada e poi partiamo tutti alle 3 di notte. Quindi di fatto adesso i mezzi stanno viaggiando, non dico vuoti, ma in sicurezza. Quindi in realtà il dato potrebbe anche un poco salire. Anche perché c'è un danno, non stanno vivendo appieno la loro esperienza scolastica. Questo è un... Sicuramente, questo è assolutamente vero, perché la scuola, come ho detto l'altro giorno in una chiacchierata con alcuni colleghi, la scuola si fa a scuola, e sicuramente la DAD è stata preziosissima, guai non ci fosse stata,
soprattutto nel momento peggiore. Noi abbiamo potuto sostenere i ragazzi, però è ovvio che un tempo così prolungato può creare dei problemi. Noi stiamo facendo di tutto per cercare di rendere la scuola il più possibile vicino alla realtà scolastica in presenza, ma manca quello che è il contatto tra i ragazzi e le ragazze, la relazione sociale che si costruisce proprio in questi anni. E sembra che si finirà così anche l'anno ormai. Purtroppo pensiamo proprio di sì, che sarà così. Comunque, se già si riuscisse a recuperare il 50%, non è l'ideale, ma dico sempre che bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, perché altrimenti non ne usciamo vivi. Sicuramente dovrebbe finire in questa maniera, visto che non si riesce proprio a, diciamo, bloccare i contagi e soprattutto a tenere, io credo, comportamenti virtuosi, perché il problema è anche questo. Dovremmo avere un po' tutti l'idea di dover tenere a bada diciamo, la nostra volontà, perché io non riesco a comprendere veramente certe interviste che pure abbiamo l'occasione di seguire sulle diverse reti, e nelle zone adesso diventate gialle, di signore che potrebbero tranquillamente, ecco, passare meglio il loro tempo. La loro priorità numero uno è andare al bar e prendere il caffè o andare al ristorante. Va benissimo, perché queste sono attività che devono riprendere, però ecco, se tutti quanti facciamo la partenza intelligente, tutti quanti ci ritroviamo al bar. Cristina, io credo che dal meraviglioso atto, peraltro, del liceo classico musicale Palmieri, è tutto. Posso restituirti direttamente la linea. Grazie e buon lavoro a voi e alla redazione. Grazie a Giuseppe Andriani e grazie alla professoressa Di Cuonzo, che è stata precisa. Abbiamo accavalcato un po' quello che avevamo già detto in apertura, vale a dire la DAD sicuramente è stata preziosissima, continua a esserlo, guai se non ci fosse certo. Stata, ma pian pianino bisogna immaginare il ritorno dei nostri ragazzi in maniera intelligente, in maniera attenta, tra i banchi di scuola. Con assolutamente molta sì. Perché poi ci sono anche le furberie, giusto? Le furberie ci stanno sempre. No? Non saremmo studenti, ognuno per la propria età, se non avessimo avuto uno spazio anche di furberia. Assolutamente sì. Tra l'altro, diceva giustamente la professoressa Di Cuonzo, bisogna anche prevedere una ripresa intelligente, un rientro e una ripresa intelligente anche nelle zone gialle. La Puglia dovrebbe diventare gialla dal lunedì prossimo, nonostante il governatore Emiliano ha detto che non è tanto d'accordo, si raccomando. Sì, sì. Ho sentito che non è d'accordo, perché vi sono ancora diversi focolai che creano paura, però voglio dire, le realtà vanno affrontate, non vanno criminalizzate, la realtà va affrontata. Nel momento in cui si presenta un'opportunità dobbiamo trovare il sistema per affrontarla in modo intelligente, sempre rispettando le regole, perché anche il giallo, se si rispettano le regole, può permanere. Veda, l'idea di mettere la zona bianca, non so se si riesce, se non si riesce, ma certamente diventa un obiettivo di comportamento. Quindi avere sempre dinanzi a sé la possibilità, una visione migliorativa, ci spinge a comportarci bene. Io mi auguro che si possa diventare così intelligenti e responsabili da tendere al meglio. I negazionisti quanto in realtà hanno inciso in questa seconda ondata nell'aumentare una parte di quei numeri che nella prima ondata non si erano visti? Perché nella prima ondata forse ci siamo un po' spaventati più tutti rispetto alla seconda, che abbiamo affrontato in maniera, non dico più superficiale, ma diciamo sì, più responsabili con la mascherina e sì, il gel. Ma un po' tutti siamo stati più leggeri. Io voglio ricordare tutti i grandi dibattiti sui box per le spiagge. Non sì. Dico i tavolini per la scuola che migravano da una parte all'altra con queste rotelle, ma i box in plexiglass sulle spiagge. Non solo non abbiamo visto quelli, per fortuna, che non era quello il caso, perché la questione è sempre la buona educazione, sì. Ma abbiamo visto ammucchiate, non assembramenti. Quindi abbiamo perso il bene dell'intelletto, credendo che quell'attimo di respiro e di ossigeno potesse farci comportare in modo assurdo. Ne paghiamo le conseguenze. Abbiamo molti più morti adesso che prima, pur ritenendo che le terapie adesso siano più adeguate rispetto al prima. Ma in realtà, quando colpisce, ferisce in modo spesso mortale, quindi bisogna stare molto ma molto attenti. Io credo che le attività possano anche riprendere tutte in zona gialla, sempre con la massima attenzione, sempre stando attenti a tutto, però è giusto che l'economia ricominci a girare in toto. Sì, l'economia è necessario che si riprenda. Lei non immagina quante sono le file delle persone disperate, e parliamo di cinquantenni.
cioè persone che hanno responsabilità di famiglia che non riescono ad andare avanti, e non si può andare avanti con i sussidi dello Stato, sono un aiuto, ma noi abbiamo necessità di lavoro. Chi è un papà, chi è un padre di famiglia, chi è una madre di famiglia deve avere la capacità di organizzare la propria vita per sé e per i propri figli, e lo fa solo non solo a un buono, certo, ma si ha una possibilità di lavoro. Il lavoro si sta perdendo. La comunità europea nei prossimi giorni stanzierà altri 5 miliardi, sentivo Gentiloni quest'oggi, per far riprendere le attività lavorative. Ma le attività lavorative possono riprendere se tutti siamo responsabili. Se io non faccio il furbo nel mio bar, certo, perché credo me al mio bar che ne entrano 3 in più, che fa? Non è così. Oppure nel mio ristorante, invece di 2 tavolini ne metto 4. Non è così. Oggi dobbiamo avere una misura in tutti gli atteggiamenti. Questo è il primo insegnamento. E allora, prima di chiudere questa prima parte dedicata proprio alla questione Covid relativa alle scuole o ai focolai nati nei paesi come Torre Santa Susanna, vi invito ad ascoltare questa scheda che è stata curata dal collega Gianmarco Di Napoli, un momento di riflessione, poi ovviamente cambieremo argomento, seppur strettamente collegato, nella seconda parte. Ascoltiamo Gianmarco Di Napoli. La previsione è stata rispettata. Il rientro in aula degli studenti delle scuole superiori pugliesi è avvenuto con una presenza bassissima. Secondo la UIL, solo il 20-25% delle famiglie ha scelto di far tornare i ragazzi in aula, preferendo proseguire con la didattica digitale integrata. Solo nelle province di Brindisi e Lecce la media delle presenze ha raggiunto il 30%. Il timore del contagio, ma anche quello degli assembramenti alle fermate dei bus e a bordo dei mezzi pubblici, ha spinto la maggior parte degli oltre 200.000 studenti pugliesi delle scuole superiori a sfruttare l'opzione della scuola via web. Un problema in più per i docenti che si sono ritrovati a gestire la lezione in classe con 2 o 3 studenti in presenza e contemporaneamente quella a distanza attraverso le piattaforme digitali. Così anche i mezzi pubblici, per i quali le prefetture di concerto con le aziende che li gestiscono avevano programmato l'aggiunta di bus e l'adeguamento degli orari, sono rimasti semi vuoti. Intanto a Bari si ipotizza già la possibilità di una eventuale proroga dell'ordinanza attualmente in vigore, in scadenza sabato 6 febbraio. Il sistema della didattica mista facoltativa, a metà tra lezioni in presenza e didattica digitale integrata richiesta, potrebbe essere confermato per almeno 1 o 2 settimane. La volontà del governatore Michele Emiliano sembra andare proprio in quella direzione, anche se la Puglia dovesse rientrare in fascia gialla. Le preoccupazioni dei genitori del resto sono supportate da ciò che sta avvenendo nelle scuole materne, elementari e medie, dove le lezioni sono in presenza e in cui si stanno registrando numerosi focolai. I casi avvenuti nelle ultime settimane in provincia di Brindisi sono emblematici. A Ceglieme e Sapica oltre 50 ragazzi sotto i 15 anni sono risultati positivi al Covid, ma gli episodi sarebbero molti di più e spesso vengono gestiti direttamente dai dirigenti scolastici, che dispongono chiusure, sanificazioni e periodi di quarantena per intere classi, senza però che ci sia una vera e propria regia centrale che si occupi sul piano sanitario solo dell'emergenza all'interno delle scuole. Allora, abbiamo chiuso la prima parte con questo riepilogo in realtà di tutto quanto raccontato in questi primi 45 minuti della nostra trasmissione. Abbiamo fatto il punto della situazione. Allora, per chiudere questo argomento, io voglio proprio rivolgere un appello da parte di Michele Saccomanno, medico, Michele Saccomanno, sindaco della sua città, ma a tutti coloro che ci ascoltano in tutta la Puglia. In questo momento siamo a reti unificate sul canale 13, sul canale 85, quindi tutta la Puglia è interessata da questa trasmissione. Solo tanta responsabilità e cos'altro? No, la responsabilità è il fattore primario. Sentirsi responsabili della propria vita, della vita dei propri figli, dei propri genitori, del proprio ambiente. Abbiamo la necessità che i comportamenti siano corretti. Questo è il primo appello fondamentale. Nessuno è escluso dalla possibilità, purtroppo, di incorrere in questa malattia. E nessuno conosce a priori come potrà evolvere. Se siamo giovani o meno giovani, ci potremmo salvare, non ci potremmo salvare, nel dubbio che mette in pericolo quella che è il nostro futuro, la nostra esistenza per noi e per i nostri cari, io immagino che le poche regole che ci sono d'estate siano come motivo precauzionale da utilizzarsi in pieno.
almeno allora, questo. Introduciamo, grazie al Michele Saccomanno, ovviamente, introduciamo il secondo argomento della nostra trasmissione. È noto, ne abbiamo parlato tanto nei nostri telegiornali, abbiamo visto le diverse manifestazioni che si sono tenute alla ASL, dinanzi alla ASL di Brindisi, dinanzi al Perino di Brindisi, da parte degli OS precari che hanno visto scadere il loro contratto il 31 gennaio scorso. Bene, la ASL di Brindisi e la BAT non ha ritenuto prorogare ovviamente i contratti come invece è accaduto in altre ASL e io adesso do lettura proprio a quanto dichiarato dal direttore Pasqualone proprio quando rispondeva appunto a queste proteste. Diceva Pasqualone, scriveva in un comunicato stampa: condividiamo la preoccupazione dei lavoratori, ma al momento non ci sono le condizioni giuridiche né quelle economiche per un rinnovo automatico dei contratti a tempo determinato. La ASL ha richiesto con urgenza l'accesso alla graduatoria del concorso unico regionale espletato dagli ospedali riuniti di Foggia, dove c'è ancora l'aspettativa di numerosi vincitori in attesa di assunzioni. Tutto questo è stato spiegato ovviamente alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori. Prima di andare a parlare con una infermiera, tra l'altro, che lavora in una struttura della BAT, a cui chiedo di avere veramente pazienza un minuto, voglio andare a mostrare questo servizio realizzato sabato scorso, quindi in scadenza, proprio l'ultimo giorno, le ultime ore, dinanzi all'ospedale Perrino da Davide Cucinelli, dove si legge, facile immaginare, dal punto di vista umano è normale capire, però vedremo anche quello giuridico cosa ci dice, la disperazione appunto degli OS che non vedevano il loro contratto rinnovato. Vediamo. Solo le mie figlie mi stanno sostenendo in questi momenti così difficili, ragazze, perché loro dicono: mamma, fino adesso ce l'abbiamo fatta e ce la faremo da oggi in poi, come sempre abbiamo fatto. Questa è la voce di Antonietta Meleleo, OS precaria, colpita dal Covid, che non può essere presente a manifestare la sua disperazione insieme ai suoi colleghi all'esterno dell'ospedale Perrino di Brindisi, per il mancato rinnovo da parte dell'ASL, ma che vuole comunque far sentire la sua vicinanza. I contratti scadono il 31 gennaio, senza ad oggi nessuna possibilità di proroga, come spiegato in una nota dal direttore generale Pasqualone, a differenza di quello che invece sarebbe avvenuto in altre realtà, come lamenta lavoratori e sindacato. Direttore, siamo nelle sue mani, si metta un po' la mano sulla coscienza e capisca, perché lei è anche un padre di famiglia e può capire il nostro stato d'animo, specialmente per chi poi è solo, perché ci sono qua mamme sole, divorziate, che hanno bambini a carico. I nostri colleghi ci telefonano, gli infermieri sono in difficoltà, prorogateci, tutti vi dovete adeguare alle direttive della regione, non fateci uscire, non fateci perdere questo lavoro, perché noi dal 2009 ad oggi stiamo aspettando, i pazienti hanno bisogno di noi, noi siamo persone grandi, dove andiamo? L'Emilia Romagna ha riconosciuto a tutti i suoi operatori sociosanitari il diritto per i 36 mesi, perché hanno affrontato una guerra invisibile, mentre a noi il nostro direttore ci riconosce questo punto di vista, un'amarezza in tutti noi. Una battaglia di prerogative che le altre ASL è stata concessa, c'è una nota del Dipartimento regionale che non è stata recepita. Bene, questa è la situazione, tra poco ne parleremo dal punto di vista giuridico anche con Saccomanno, però vado subito a salutare l'infermiera che ho il telefono e che lavora in una struttura della BAT, che è l'altra ASL che non ha visto il rinnovo dei precari OS. Diceva la collega che lavora a Brindisi, gli infermieri sono in difficoltà, e allora chiediamo a Lusi, che è così disponibile con noi, se effettivamente siete in difficoltà dopo quanto sta accadendo. Buon pomeriggio, Lusi. Buonasera, buon pomeriggio a te. Allora, ascoltami, sì, confermo quello che stanno dicendo i colleghi di Brindisi. In realtà questo stiamo manifestando da ieri noi tutti quanti. Ci ritroviamo in reparti completamente scoperti da operatori sociosanitari oppure sono presenti in un numero non sufficiente, scarso, per poter fornire al paziente un'assistenza adeguata.
e ovviamente questo grava sul paziente. Io vorrei che sia concentrata l'attenzione sul paziente, perché è vero che ricade anche sugli infermieri, che ci ritroviamo comunque a svolgere delle mansioni che non ci spettano, che magari vengono fatte ugualmente lo stesso perché il paziente viene messo al centro comunque di tutto, quindi non si può lasciare il paziente senza l'igiene o comunque senza dargli da mangiare. Sono pazienti Covid, ricordiamo che sono pazienti che presentano maschere di ossigeno, fanno ossigenoterapia anche ad alti flussi, che sono immobilizzati nel letto, quindi non sono autonomi. Quindi la presenza degli operatori sociosanitari è fondamentale. La presenza degli operatori sociosanitari che sono andati via era ancora più fondamentale, perché parliamo di operatori sociosanitari preparati, formati e con esperienza a gestire questo tipo di situazione. Questo è quello che noi come professionisti che hanno lavorato in equip con questi operatori sosteniamo. L'arrivo di nuovi operatori può beneficiare, ma in realtà può essere un intralcio, perché purtroppo sono operatori che non hanno esperienza. Non c'è molto tempo di poterli affiancare, anche perché chi li deve affiancare se gli operatori non ci sono, quelli vecchi, quelli con l'esperienza? I pazienti sono tanti e noi abbiamo grave difficoltà ovviamente a gestire la situazione. E sembra veramente assurdo dal nostro punto di vista che in un momento di pandemia mondiale, di emergenza sanitaria, e quindi una situazione straordinaria, si pensa e si agisca in maniera ordinaria. Questo ci sembra un pochino un paradosso, ecco. Certo. Qual è la situazione che vivete giorno per giorno? Tu lavori in un reparto Covid? Sì, noi quindi, siamo reparti Covid. La situazione è giornaliera, ecco, come hai detto tu, perché purtroppo gli operatori presenti alcune volte ci sono, cioè in alcuni turni magari ce n'è presente due, tre, però ti parlo di due o tre operatori per più reparti, non per un reparto soltanto purtroppo, per più reparti, quindi si tratta di due operatori che devono magari gestire un numero di pazienti che va anche sulla trentina di pazienti, anche più, quindi è umanamente impossibile per chi diciamo lo sta facendo o lo dovrebbe fare. Altre giornate che non ci sono neanche, quindi è veramente per noi paradossale capire, ok, non siamo dirigenti, ok, non siamo manager, non siamo politici, però capire e spiegarci meglio come funziona, visto che in un momento di prima pandemia e di seconda, e ribadiamo tutti, la seconda non era come la prima, la seconda è stata molto 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 più importante. Certo. E quindi lasciarci in piena pandemia senza operatori, non so qual è la spiegazione logica, cioè qual è il motivo, noi ce lo stiamo chiedendo, perché non pensiamo esista un motivo che sia giuridico, che sia economico, non esiste un motivo che possa giustificare una decisione del genere, una scelta del genere in questo momento. Questa è la risposta che magari vorremmo. Grazie, ovviamente daremo la proveremo a dare la risposta anche dal punto giuridico, perché credo che sia tutta lì la questione. Io ti ringrazio ovviamente, Lucy, per la tua testimonianza, sei andata a rafforzare naturalmente quanto dichiarato dalla disperazione anche dei colleghi degli OS, appunto della ASL di Brindisi, che si sono ritrovati nella medesima situazione, ricordiamo le uniche due ASL della regione che appunto non hanno rinnovato. Grazie ancora e buon lavoro davvero di cuore. Grazie a voi. Allora, la regione in realtà pare che abbia ridotto il fabbisogno e quindi pare proprio che le norme non consentivano e non abbiano consentito questa proroga. Questo è quanto in realtà, quindi abbassati come si dice, mi ha spiegato il dirigente Pasqualone. Ma effettivamente è così, Saccomanno. Ma vede, mi nascono subito due pensieri, la mia riflessione naturalmente non è catechismo, quindi dico delle opinioni per quella che la mia esperienza può dettare rispetto ad un fatto che è al di fuori dell'esperienza, anche se io mi sono trovato col colera in Puglia da assessore da gestire, è una vicenda assolutamente diversa da questo, anche per la portata, per le proporzioni, per la tipologia, per tutte queste cose qui. Però vedete, non è ammissibile la schizofrenia politica. Cioè noi ci troviamo con dei direttori generali che si comportano in modo diverso e ognuno ha le sue ragioni. E parlo da uomo delle istituzioni. Cioè istituzionalmente il dottore Pasqualone ci porta delle motivazioni di legge, giuridiche,
e naturalmente deve anche tutelare la sua persona, perché anche egli è padre di famiglia, non solo nel richiamo sociale che fa la nostra infermiera che abbiamo ascoltato, ma è padre di famiglia per le responsabilità anche del suo domani. Domani la Corte dei Conti lo andrà a trovare, ovunque egli sia, anche quando non sarà più direttore generale. Certo. Quindi ha una preoccupazione che capisco. L'emergenza però ci porta a dire che noi non potevamo avere un vuoto di questa portata, ma che doveva essere gestito dalla Regione in modo univoco. Non possiamo avere, io che faccio qui la stessa professione, e oggi il livello degli OS, non confondiamolo con i portantini di una volta, no, certo. Il livello degli OS oggi è un livello discretamente alto dell'assistenza sanitaria e di appropriatezza notevole. Quindi perdere un supporto di questa portata durante un'emergenza crea un problema. È colpa di Pasqualone, ma manco per sogno. Certo. Qui occorre un indirizzo chiaro da parte della Regione per comprendere come bisogna affrontarlo. Anche la immissione, come diceva l'infermiera prima, e forse anche nel vostro stesso quadro di ricostruzione iniziale, teniamo presente che se arrivano i nuovi, al di là del loro punteggio che può essere altissimo e le esperienze non sono dirette ospedaliere, perché lì contavano molto le esperienze in quel concorso anche vissute in determinate case di cura. Col Covid non abbiamo una curva di apprendimento possibile in tempi lunghi, la dobbiamo avere rapida, come l'hanno avuta il personale che da marzo dell'anno scorso ad oggi ha creato la propria esperienza. Come farò a sostituire l'OS X, che ha costruito il suo modo di atteggiamento e di rapporto col medico, con l'infermiere, con l'ammalato? E anche questo probabilmente avremmo dovuto immaginare, contrariamente a tutti i concorsi che si sono fatti nella storia, che anche le nuove immissioni dovevano avere un periodo di affiancamento. Cioè, ma questo avrebbe portato a una pletora di assunzioni. Beh, non è che io posso predicare ai cittadini che la salute è il fatto prioritario e poi in una seconda ipotesi invece ragiono che il fatto prioritario è il dato economico. Non può essere quello. Certo. Quindi devo avere un unico indirizzo. Qui mi trovo con famiglie sconcertate dal fatto che non porteranno più lo stipendio a casa, ma mi trovo anche con colleghi medici, con personale sanitario in generale e con ammalati per i quali mi nasce il dubbio che pur nel rispetto della norma la Regione mi abbia creato un vuoto e ha messo in difficoltà tutti. Assolutamente. Allora, intanto ovviamente la caccia alle streghe in questo momento non fa bene a nessuno. Assolutamente, insomma, no, bisogna trovare essere un uniti. Capro espiatorio direttamente solo nel dirigente di questa ASL o di quell'altra ASL. Non è, perché Pasqualone, ripeto, ha ragionato per tabulas, si direbbe, con le preoccupazioni che gli vengono fornite dai dati economici e dagli indirizzi regionali. C'è un organismo superiore che può naturalmente riequilibrare il sistema. Io mi auguro che lo faccia in tempi rapidi. Gli assessorati, l'Ares, servono esattamente a questo, a poter affrontare tutto questo con forza. Poi le divisioni non servono, io lo riconosco, nel mio comune io non ho un consigliere di opposizione che non mi stia aiutando in questo momento. Quindi dobbiamo essere assolutamente attenti per far sì che insieme si crei una forza d'urto contraria a quella che è l'infezione. Gli OS sono fondamentali, troviamo un modo affinché non vi sia la carenza ospedaliera. Bene, allora noi siamo quasi in chiusura, dovremmo avere un altro collegamento in realtà per chiudere questo argomento con Pancrazio Tedesco che rappresenta appunto la funzione pubblica della CGIL che doveva appunto andare a spiegarci ancora una volta la situazione dei precari delle OS appunto dell'ASL di Brindisi. Tra l'altro nella giornata di sabato tutti i sindaci della provincia di Brindisi avete sottoscritto un documento. Ma ieri ricevuto io degli OS che sono venuti praticamente a sollecitarmi questa attenzione, ma anche loro ho detto quello che sto dicendo pubblicamente: noi dobbiamo trovare un punto di equilibrio per il quale divenga facile gestire questa situazione. Non voglio mandare a casa nessuno, ma prioritariamente io voglio dare un servizio adeguato all'ammalato. Assolutamente sì. Allora, da questo punto dobbiamo davvero concludere, siamo in chiusura perché il nostro Pancrazio, credo che ci sia Pancrazio, chiediamo alla regia se abbiamo il collegamento oppure possiamo andare naturalmente anche a chiudere la nostra trasmissione. Regia, abbiamo sicuramente...
Abbiamo, ecco qui, abbiamo, allora possiamo andare con il collegamento, regia? Benissimo, allora abbiamo, non abbiamo più il collegamento che avevamo naturalmente annunciato prima, ma la sostanza è medesima perché dobbiamo andare adesso a parlare con sempre dello stesso argomento con Chiara Crepazzo, sempre della CGIL. Buonasera e ben ritrovata. Buonasera, salve, grazie a tutti. Allora, siamo in chiusura, però ci tenevamo anche ad ascoltare la vostra voce, insomma, la voce di chi ha seguito gli OS fino a questo momento, fino all'ultimo momento, dell'ultimo secondo del 31 gennaio, quel maledetto, tra virgolette, giorno per loro. Abbiamo ascoltato la testimonianza di una infermiera che lavora in una struttura della BAT, che ha detto quanto stanno mancando gli OS, perché erano OS formati, non è facile adesso introdurre OS provenienti dall'esterno in un'emergenza, in una pandemia quale il Covid-19. Dunque, qual è la situazione per quanto concerne gli OS di Brindisi? Abbiamo anche dato più volte la posizione del direttore generale dell'ASL di Brindisi, che ha affermato appunto non ci sono le condizioni, non ci sono state le condizioni affinché questa proroga potesse avvenire. Allora, qual è la situazione? Buonasera e ben ritrovata. Buonasera a tutti, dobbiamo rettificare un passaggio. Noi i lavoratori non li abbiamo lasciati il 31, siamo stati anche oggi con loro al loro fianco, la vertenza per noi non finisce, questa l'abbiamo ritenuta una battaglia di civiltà, abbiamo una grande difficoltà perché i LEA nel territorio di Brindisi non vengono garantiti, riceviamo continue sollecitazioni dalle unità operative, dai direttori di struttura, non ultimo qualche minuto fa anche le sollecitazioni degli infettivi. È paradossale, in periodo pandemico il reparto Covid degli infettivi del presidio centrale con una carenza organica di OS. Ci segnalano, lo diciamo chiaramente, tenendo a mente il principio che questi sono dati che riceviamo come istanza da lavoratori minuto per minuto, che addirittura ieri pomeriggio abbiamo avuto un reparto infettivo in pieno periodo pandemico, il reparto degli infettivi come nella pneumologia, come in altre realtà, come in tutta l'ASL, una carenza organica che il direttore generale, almeno a mezzo stampa, comunica di aver colmato, che ha delle criticità assurde, lavoratori già formati che subiscono una discriminazione, perché quando qualcuno dice non ci sono le condizioni giuridiche, allora vorrei comprendere a cosa sono legate le discriminazioni invece territoriali. Perché un ASL può permettersi di avere insieme dei lavoratori in periodo pandemico e perché un territorio invece come Brindisi deve trovarsi ad affrontare una pandemia senza personale? Perché i nostri pazienti non hanno l'opportunità di essere curati come gli altri? Allora, non è solo il problema dei lavoratori per noi. Il problema dei lavoratori è quello che abbiamo evidenziato, perché questi lavoratori hanno vissuto una discriminazione. Sono lavoratori, oggi è stato ratificato un mille proroghe al governo, mille proroghe che darebbe l'opportunità a chi ha rischiato la vita, a chi con responsabilità ha coperto i servizi, ha garantito all'utenza in regime di continuità assistenziale rischiando la vita. Sarebbe un premio, un encomio di diritto riconoscere a questi lavoratori il requisito di 36 mesi, ma il nostro appello... Chiara, io ti interrompo un attimo perché abbiamo davvero poco tempo. Chiara, perdonami se ti interrompo, abbiamo davvero solo un minuto. Come dovete proseguire e come proseguirete adesso? Noi adesso abbiamo avuto oggi in CGIL Puglia con i lavoratori un incontro in cui chiederemo un tavolo tecnico alla regione. Nelle prossime ore i contratti dei lavoratori possono essere recuperati per continuità
Entro 5 giorni siamo già al secondo, continuiamo la corsa per recuperare i contratti, ma oggi l'appello è al Presidente Emiliano. Il Presidente Emiliano deve assumere una posizione favorevole, visto che c'è una nota del Dipartimento. Non si può dare indicazione. Adesso bisogna invece agire e intervenire. Il Presidente Emiliano deve ascoltarci, deve garantire per continuità i posti di lavoro a queste persone che sono utili in fase pandemica e che se lo sono meritato rischiando la vita, e deve preservare i cittadini di questa terra, l'utenza, i pazienti, perché hanno diritto alle cure. Grazie, grazie Chiara, naturalmente, perdonami se, ma eravamo veramente in chiusura, grazie a Chiara Clapazza della CGIL per questo intervento, siamo andati a rimarcare effettivamente quello che avevamo già detto. Io ringrazio il sindaco di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno, pronto a mettere di nuovo un bel giubbotto caldo, perché anche stasera fa freddo, e a camminare per le strade del suo paese, ma non da sceriffo, attenzione, solo e semplicemente per dire, dare l'esempio, tornate a casa, mascherina, igiene e sempre tutto per allontanare sempre di più da noi questa emergenza legata appunto al Covid. Grazie al sindaco di Torre Santa Susanna, Michele Saccomanno, grazie a tutti voi per l'attenzione e buon pomeriggio.